La Fondazione ITS Incom organizza ogni anno quattro percorsi formativi, tre corsi ITS tecnico superiore, sono corsi biennali. L'ambito è quello di sviluppo software, di digital communication e di new media marketing. E un corso IFTS di formazione tecnica superiore che invece è di una annualità soltanto. Hanno un'aula con attività svolta dai professionisti. Al termine dei percorsi formativi i ragazzi sostengono un esame che è riconosciuto dal MIUR e quindi hanno un diploma ministeriale di quinto livello europeo, quindi paragonabile uguale a quello di un percorso universitario triennale. Fondazione ITS è una istituzione alternativo parallelo alla preparazione universitaria. Partecipano alla fondazione diciamo tutte le scuole superiori della provincia di Varese ad indirizzo tecnico. Nell'ITS Incom partecipano gli enti di formazione professionale e NAIP Lombardia, ACOF per la sede di Busto e l'agenzia formativa della provincia di Varese. Come associazioni imprenditoriali Confartigianato e SPI di Univa. Imprese private partecipano come soci fondatori Eolo e Reti e poi partecipano Gutta d'Auro, ma nell'ultimo anno abbiamo allargato la partnership a aziende anche milanesi, ad esempio Teorema. La competenza digitale è la competenza chiave dei prossimi anni. Abbiamo un tasso di occupazione pari al 95% ancor prima dell'uscita. Ma in generale in sanità il tema è quello della concentrazione, si tende a concentrare tecnologie, conoscenze e competenze per offrire migliori servizi dal punto di vista sanitario. Si dovrà però accanto a questa concentrazione non perdere di vista i bisogni dei cittadini e i bisogni dei pazienti. L'ospedale è un ospedale importante, stiamo pensando su una prima ipotesi che vede una realizzazione di un ospedale che avrà 700 posti letto circa e mediamente in questo periodo la realizzazione di un ospedale in Italia ha un lasso di tempo che va dai 3 ai 5 anni, quindi i tempi che ci dovremmo aspettare sono nell'ordine di 7-8 anni. Allora, Eolo è presente da 10 anni a Busto Arsizio, è partito con l'obiettivo di dare servizi nelle aree che si chiamano in digital divide, quindi le aree diciamo non servite da buona connettività. Oggi devo dire l'azienda conta quasi 500 dipendenti, dal punto di vista del fatturato abbiamo superato i 125 milioni di euro. La fibra è un pezzo di nuova sfida, francamente noi non siamo così appassionati diciamo della tecnologia fine a se stessa, cioè l'obiettivo nostro come azienda è cercare di andare sui bisogni dei clienti, dare una risposta ai clienti. Quello che vogliamo è poter lavorare da casa piuttosto che vedere un film in streaming, piuttosto che vedere la partita, anche questo ormai in streaming, perché tutto sta arrivando attraverso quel canale, che poi sia un tubo, sia una parabola piuttosto che altro, al cliente interessa poco. La storia di Bandera è una tradizione di oltre 70 anni, che è passata attraverso la costruzione e la progettazione di estrusori e di impianti di estrusione, che è arrivata ai nostri giorni con la conferma internazionale di un brand conosciuta in tutti i mercati internazionali nella progettazione e costruzione di impianti complessi, di impianti definiti per essere utilizzati prevalentemente nel settore del packaging,
ma con una forte propensione all'innovazione. L'azienda che negli ultimi 20 anni ha fatto un salto incredibile in termini di crescita di fatturato, passando da 60 a 120 milioni circa, è un'azienda che ad oggi promuove soprattutto impianti che determinano un risparmio energetico, la possibilità di abbassare il peso degli imballaggi, che permette di utilizzare anche e soprattutto materiali riciclabili e riciclati. L'azienda bandiera è sempre stata lungimirante nel osservare e nel pensare che cosa potesse succedere in futuro. Abbiamo proprio ultimamente installato un impianto straordinario, io dico che è l'Amerigo Vespucci dei nostri clienti, è impostato soprattutto per i biopolimeri e quindi noi dobbiamo essere pronti ad affrontare questa novità. Malpensafiere nasce ufficialmente nel 2002, a seguito di una scelta strategica del management imprenditoriale di allora, che era quella di puntare sul mondo fieristico. Negli anni, fino al 2011, questa struttura è andata avanti con una compagine di coordinamento pubblico, quindi c'era la Camera di Commercio con la maggior parte delle quote, assieme alla provincia di Varese, assieme al comune di Busto e al comune di Gallarate. Successivamente si è deciso anche, probabilmente visto l'esito, il ridimensionamento della provincia come ente, di acquisire come Camera di Commercio interamente la proprietà e iniziare una nuova gestione. È stata una gestione dal 2012, direi a oggi, molto, molto virtuosa, con un'attenzione particolare all'ottimizzazione dei costi e alla ricerca di eventi di nicchia, eventi e convegni che potessero portare una ricaduta positiva a favore delle imprese del nostro territorio. Il futuro di Malpensafiere ad oggi posso dire che è ben chiaro. La mia squadra, il CDA, ha iniziato a mettere comunque delle idee sul tavolo per capire quale potesse essere la strada migliore da percorrere, considerando anche i tempi che stiamo percorrendo. La nostra idea è di iniziare a investire su quelli che sono gli eventi istituzionali, eventi di aziende, eventi che hanno bisogno di capacità, l'evento aziendale dalle 500 persone in su. Ci stiamo organizzando per farlo, sicuramente a breve inizieremo a pensare a un rinnovo, un make-up della struttura, per non parlare più solo di fiere, ma iniziare a parlare di eventi. Possono portare persone, possono portare uomini d'affari, possono portare turisti.